Vi presentiamo il progetto della classe terza C sulle ipotesi di un prossimo futuro per l'Unione Europea, tratto dal settimo capitolo della Rivoluzione Globale per un nuovo umanesimo del professore Orazio Varisotto verso gli Stati Uniti d'Europa. L'Unione Europea, abbreviata in UE, è, come hanno ben detto i nostri compagni della seconda B, un'organizzazione internazionale, politica ed economica a carattere sovranazionale che attualmente comprende 27 Stati membri d'Europa. Nasce con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, per far sì che non si verificassero mai più massacri e distruzioni. Di fatto l'UE, per oltre 60 anni, ha garantito in Europa pace, democrazia e diritti umani, tanto che nel 2012 ha ricevuto il premio Nobel per aver contribuito a trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un continente di pace. Il professore Varisotto dedica all'Unione Europea, in particolare all'unificazione europea, un intero capitolo del suo saggio La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, il settimo, intitolato Verso gli Stati Uniti d'Europa. Nella premessa al capitolo 7, sostiene che il processo di unificazione dell'Europa, anche se non è ancora completato, rappresenta la più grande iniziativa di unificazione pacifica di un intero continente finora perseguita. Infatti, i 27 paesi che attualmente compongono l'UE non sono stati costretti a farne parte con la guerra, ma hanno aderito liberamente. Sono retti da governi democratici che riconoscono i diritti. Afferma inoltre che l'attuale Unione Europea dimostra che è possibile delegare a istituzioni sovranazionali, sovrastatali democratiche la gestione degli interessi comuni delle nazioni, se gli Stati riescono a superare il principio di sovranità assoluta e la tendenza ad esercitare la propria egemonia sugli altri. Conclude che l'esperienza dell'UE può favorire la realizzazione di una progressiva civile convivenza internazionale mondiale, una pace stabile e duratura, se organismi di collaborazione strutturata di tipo politico-economico, in atto negli altri continenti, quali ad esempio l'Unione Africana, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, la Lega Araba, eccetera, si sviluppano ulteriormente e collaborano insieme, seguendo la strada tracciata dall'Unione Europea, che si auspica arrivi a conclusione. L'UE rappresenta l'esempio più avanzato e concreto di interpretazione dei principi della democrazia cosmopolita che dovrebbero essere adottati dalle istituzioni del sistema politico internazionale per procedere alla democratizzazione della globalizzazione. Secondo il professore Varisotto, l'UE dovrebbe diventare una vera unione di tipo federale, dovrebbe essere varata una nuova carta costituzionale dell'Unione. La nuova carta costituzionale dovrebbe prevedere una Camera dei Popoli, cioè un Parlamento europeo, che attualmente è l'organo legislativo dell'UE, eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e bilancio, eletto direttamente dai cittadini, con la possibilità di legiferare. Una Camera degli Stati, che sostituirebbe l'attuale Consiglio europeo e il Consiglio dei Ministri dell'Unione e potrebbe interessarsi di alcune politiche federali fondamentali, quali politica estera di difesa e sicurezza comune e politica economico-finanziaria. L'attuale Commissione europea, che ha il compito di promuovere l'interesse generale dell'UE, proponendo la legislazione, assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell'UE, diventerebbe il governo federale dell'Unione, approvato dalla maggioranza del Parlamento europeo e con un presidente del Consiglio dei Ministri, eletto direttamente dai popoli europei, con il compito di scegliere i ministri, commissari. La nuova carta costituzionale dovrebbe prevedere anche una nuova banca centrale federale, con possibilità di emettere eurobond e una banca federale degli investimenti. Entrambe le banche dovrebbero essere indipendenti e non partecipate da banche private, gestite e controllate dagli stati, collegate alle banche nazionali. Dovrebbero nascere due nuove istituzioni, la Corte di Giustizia Federale, che deve essere indipendente e deve garantire il primato e il rispetto della Costituzione federale, e la Corte dei Conti Federale, che deve verificare il corretto utilizzo delle finanze federali e deve avere il diritto di sottoporre a controllo qualsiasi organismo o Stato che gestisca i fondi federali. Dovrebbero nascere gli Stati Uniti d'Europa, una nuova Europa fortemente solidale che faccia ciò che è vantaggioso per tutti i cittadini europei. Occorre una metodica informazione e formazione del cittadino europeo per far emergere quel noi europei che ancora non siamo.